per arrivare oggi nel paesino di avete visto, siamo arrivati ieri per arrivare oggi nel paesino di Triora, detto Borgo delle Streghe. Sì, per chi di voi non lo sa, è in provincia di Imperia, qua in Liguria, diciamo. Tra l'altro è strapiccolo come paesino, perché è una cosa come, non so, 300, cos'era? 60 e poco, sì. Qualcosa, abitanti. Sì, proprio piccolo piccolo, sì. E appunto è molto caratteristico per il discorso appunto del paesino delle streghe. Quindi adesso siamo sotto Halloween. Sì, oggi è il 29, oggi sì. Il 29, il 31 sicuramente, siccome fanno la festa, è a numero chiuso, ci sarà tanta gente che arriverà un po' da tutta Italia, ci hanno detto, più o meno. Sì, un bel po' di affluenza. Adesso all'alba del praticamente mezzogiorno, perché ce la siamo presa proprio comoda. Non comoda, ma di più. Beh, a parte che eravamo cotti, dai. Sì, ieri sì, anche perché durante il tragitto c'è stato tanta coda per lavori che stanno facendo lungo la costa Ligure. Sì. Il programma di oggi? Andare a visitare Triora. Come vedete, ragazzi, abbiamo trovato questa piccola area di sosta, chiamiamola così, qua a Triora. Praticamente, come state vedendo, una sorta di parcheggio, diciamo. Ci staranno più o meno una quindicina di mezzi su per giù e ci sono 2-3 punti d'acqua di rifornimento. Non c'è lo scarico, già tanto che comunque siamo riusciti a trovare comunque il carico, anche perché vabbè, il paesino è piccolino, di posto non è che ce ne sia proprio così tanto. Ci sono anche 4 cestini per quanto riguarda i rifiuti, quindi diciamo che è semi attrezzata, è tranquilla, è leggermente spostata proprio dal centro storico, diciamo. Però abbiamo dormito qua stanotte da Dio, siamo arrivati ieri sera sul tardi, quindi diciamo che avremmo comunque dormito bene, anche perché proprio secchi perché eravamo cotti. Di fianco c'è questo, diciamo, caseggiato storico, ovviamente non è più in funzione adesso, non so se lo devono restaurare o demolire o ristrutturare, quello che è. Però è praticamente enorme, anche perché va da lì fino a là, è praticamente un mega condominio di una volta. La cosa buona è, come state vedendo, ci sono anche dei bagni pubblici dove appunto ci si può appoggiare nel caso che magari uno non abbia il camper o il van, magari c'ha la macchina con la tenda o semplicemente la macchina, è comodo. È carina tutta la zona perché praticamente è immersa nel verde sostanzialmente, c'è tutta l'altura, anche perché comunque Triora è leggermente in alto, dovremmo essere più o meno sui 700-800 metri sopra il livello del mare. Difatti per salire abbiamo appunto fatto, non dico tornanti, però comunque una stradina in salita. Infatti, come potete vedere, l'area di sosta si estende praticamente in maniera rettangolare e dietro c'è tutta l'altura che prosegue. Tra l'altro, sopra là in alto, se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere il cimitero di Triora. Qua ci sono delle case residenziali. Adesso qui, da quest'altra parte di qua, non saprei, dovrebbe essere sì un campo di calcio, adesso non so se a livello di oratorio o meno, comunque appunto un bello spiazzo dove poter giocare a pallone. Ah, e non ve l'avevo detto, è totalmente tutto gratuito, quindi sia il discorso di pernottare la notte o comunque tutto il giorno, e sia anche il discorso del carico dell'acqua, è tutto gratis. Giusto per dirvelo, l'abbiamo trovato su Par4Night quest'area di sosta, anche perché su Google non c'è scritto. Sì, vedi dall'alto il discorso del parcheggio, ma non capisci se è un'area di sosta, un parcheggio o quant'altro. Tra l'altro,
C'è una bellissima giornata, adesso non so quanti gradi ci siano, saranno 20, 21, 22, però si sta, come vedete, in maglietta a maniche corte e siamo praticamente al 29 di ottobre, quindi tanta tanta roba, un clima molto anomalo, però vabbè, prendiamo quello che arriva, cosa ci dobbiamo fare? Fuori dall'area di sosta abbiamo fatto quella stradina lì nel scendere, siamo praticamente arrivati quasi sulla stradina principale, là c'è la Strega di Triore che vendono confetture, tutte cose comunque tipiche fatte qua, adesso hanno fuori anche come vedete le zucche e tutto il resto, ovviamente tema Halloween. Da questa parte di qua c'è il comune, perché poi invece dall'altra parte di là, come potete vedere là in fondo che c'è anche il campanile, c'è il centro storico che andremo a visitare a breve. Tra l'altro qua sotto c'è un altro campo da calcio, più o meno come quello che abbiamo visto prima vicino all'area di sosta, ovviamente fatto un attimino meglio, tutto in erba sintetica, e adesso proseguiamo la camminata verso di là. Però guardate già qua che vallata, che paesaggio che c'è. Pensate che installando questa applicazione qua sul vostro cellulare, Triore da scoprire, che ovviamente c'è sia per Android che anche per Apple, per iPhone, ricevete praticamente tramite notifiche pop-up le varie informazioni turistiche della zona, su appunto tutto quello che riguarda Triora, e ovviamente loro ti dicono durante il periodo che la terrà installata, speriamo per sempre, riceverai appunto i contenuti che vi ho appena detto, promozioni, informazioni, guide, approfondimenti. Molto carina come iniziativa, come cosa. Entriamo finalmente nel centro storico e guardate qua, Triora, antica podesteria genovese, città fortezza inespugnabile, ricca di storia e di cultura. Andiamo un po' dentro a vedere che cosa c'è da scoprire. Ovviamente, come diceva Claudia prima, sicuramente di sera è più caratteristica, noi adesso la stiamo vedendo di giorno, ma sicuramente ci torneremo stasera e vediamo un po' cosa cambia, com'è, come non è, almeno ve lo facciamo vedere anche a voi. Qui all'entrata trovate subito il punto di informazione con appesi tutti i Deplian, le varie info, e qui invece c'è il museo etnografico e della stregoneria. Qua c'è tutta la leggenda con la mappa di cosa appunto troverete nel museo, però non vi diciamo ancora nulla, anche perché adesso sono le 12:15, ma riapre alle 2:30, quindi lo andremo a visitare più tardi. Stiamo camminando nei vicoli di una volta e come potete vedere ancora tutto fatto in pietra con le finestrelle. Adesso proseguiamo dentro da questa parte di qua. È bellissimo vedere ancora come sono rimaste una volta tutte fatte di pietra, con i cavi della luce che passano da una parte all'altra. Hanno ovviamente sistemato qualcosina, le gronde, ok, però diciamo che in linea di massima è rimasto tutto com'era. Questo ad esempio vicolo Ciotto, e si entra di qua. Ovviamente adesso non entro perché sicuramente proprietà privata, prima che entri in casa di qualcheduno, però è bello come tutto piccolino così chiuso e poi dopo si apre nel giardinetto con la corte. La porta che state vedendo è quella della fontana soprana, che è quella che è riuscita a rimanere più conservata di tutto l'abitato.
Il tutto, ragazzi, risale più o meno intorno al 1500, quando purtroppo tante donne sono state accusate di stregoneria e quindi sono state comunque torturate, catturate, prese, ed è da lì che appunto il paesino ha preso il nome di paese delle streghe. Pensate che tra l'altro in Italia era chiamato addirittura Salem d'Italia, quindi cioè, pensate a che livelli eravamo arrivati. Tra l'altro Cabotina è una parte del paese dove si andavano a rifugiare appunto queste donne perché erano ricercate per stregoneria. Allora davvero purtroppo l'ignoranza umana, io dico ignoranza perché alla fine comunque si tratta di ignoranza, portava a praticamente additare certe persone, per lo più appunto le donne, a stregoneria. Magari c'erano appunto alcune persone che erano magari più predisposte per il discorso delle erbe e tutte queste arti, se possiamo chiamarle così, venivano catalogate come discorso di stregoneria, più che altro perché l'uomo non riusciva a capire che cos'è che facevano sostanzialmente, perché lo facevano, come riuscivano a fare gli infusi, a curare le varie tisane, le varie cose, e dove non riusciva ad arrivare la comprensione umana venivano additate come delle streghe. Comunque ci sono tutti questi scorci in mezzo alle montagne, lì c'è anche la stradina che va a salire. Tra l'altro là, non so se si riesce a vedere dal video, ci sono dei vecchi ruderi, comunque delle vecchie parti in pietra, praticamente quasi totalmente distrutte. E invece sopra là troviamo sempre il cimitero di Triora. Adesso noi lo vediamo da questa parte di qua, prima eravamo dalla parte opposta e quindi era lo stesso che vedevamo dall'area di sosta. Stiamo proseguendo adesso verso questa stradina sterrata perché volevamo raggiungere il rudere che abbiamo visto prima da lontano. Vediamo se la stradina ce lo consente. Forte trovare questi punti dell'acqua un po', non dico in giro, però ci sono tante fontanelle, ci sono tanti punti dell'acqua, quindi super approvato. Anche per quanto riguarda i WC pubblici, ad una prima, diciamo, occhiata mi è parso subito di capire che davvero ce ne sono tanti, anche perché tra quelli vicino all'area di sosta, tra quelli che comunque abbiamo trovato giù, diciamo che sì, sono super attrezzati. Non so se per un discorso, ovviamente, perché c'è tanta affluenza, soprattutto per vedere Halloween o comunque in generale c'è tanta affluenza perché è rinomato, magari sicuramente sarà anche per quello, però ad ogni caso è comunque una cosa da tenere in conto, diciamo. Arrivati finalmente vicino a questi resti, che presumo siano resti appunto di un'abitazione, di una casa, anche perché qua non c'è scritto, però qua c'è scritto una cosa molto interessante che praticamente parla del poggio della croce, che adesso andremo a vedere in un secondo momento che è quello con le due panchine. E praticamente pensate che è un ferreo simbolo cristiano, è stato appunto apposto lì al termine di una santa missione. La cosa bella è che appunto hanno messo le due panchine, come potete vedere, sotto sempre a questo ippocastano, che vabbè al momento lo vedete spoglio, però quando nella sua stagione è completamente pieno di foglie praticamente crea tutta una zona d'ombra. E guardate un po', ragazzi, che vista vi ritrovate davanti proprio su tutta la vallata. Mamma mia, bello bello bello. E pensate che è stata fatta questa missione nel 1964, che comunque è un posto dove la gente lo usa appunto per riposarsi, magari facendo le passeggiate qua si incontrano, parlano, fanno due chiacchiere davanti praticamente a tutto questo popò di roba qua. Bello bello bello. Se naturisticamente parlando e paesaggisticamente parlando, proprio una bomba davvero. Cogliamo questo momento di pausa qua sotto l'ippocastano con tutta questa bella vallata che avete appena visto per deliziarvi di una piccola curiosità sul nome di questo paese, giusto? Sì. Triora, che dal latino significa tria ora, vuol dire le tre bocche, cioè significa le tre cose principali che questo paese offre, certo, che è il grano, le castagne e il vino. Una piccola curiosità, piccola chicca. Sì, una piccola chicca che ci sta. Adesso siamo davanti a un bivio: o proseguire lì verso l'ombra e andare, non so, nella natura, oppure tornare nel paesino, giusto? Vedere, sì. Sì, tornare nel paesino. Tante cose, sì, da vedere. Va bene. Ancora. Va bene, anche perché a me sta venendo un po' di fame. Quella dopo. Uffa. È 1:30, è vero che abbiamo fatto colazione tardi, ma tutto questo sì, mini trekking mi sta facendo venire fame. Tra l'altro, non so se riuscite a vedere lì tra i rami dell'albero, si intravede appunto il paesino. Quindi adesso proseguiamo e andiamo a vedere altre chicche che
ha da offrire. Altra fontanella anche qua, top. Questo che state vedendo, ragazzi, è l'interno della cabotina. Che cos'era la cabotina? In tanti pensavano che era praticamente una sorta di casa, di rifugio, dove le streghe o comunque donne dell'epoca andavano a fare riti strani, intrulli vari, medicine, cose diciamo appunto che si pensavano non belle. Invece era sì un rifugio, ma dove praticamente si prestavano a fare medicinali che poi alla fine servivano, anzi addirittura si sostituivano ai medici, anche perché pensate che hanno scoperto come curare l'herpes, come curare il mal di denti, quindi non è che erano, come dicevano loro, appunto delle streghe, delle donne dove andavano a fare del male, anzi spesso e volentieri facevano del bene. E questo che state vedendo è appunto un rifugio dove stavano. Ovviamente loro alle mie spalle hanno riprodotto una sorta di dove la strega in questione veniva a rifugiarsi, giusto per farvi vedere più o meno che cosa succedeva all'epoca. Pensate che addirittura dicevano che avevano l'abilità di trasformarsi in animali grotteschi, pipistrelli, cose strane. Cioè pensate voi come le dicerie di un tempo venivano tramandate appunto per generazioni, e alla fine ci hanno fatto sui film, tutti i documentari, tutte quelle cose che allora noi vediamo anche adesso. Dopo il processo che c'è stato nel 1588, in molte purtroppo non ce l'hanno fatta, anche perché ovviamente dopo le svariate torture altre sono state liberate e andandosene via da Triora sono sopravvissute. Claudia è riuscita a fare un po' di rifornimento di erbe. Sai che io con le erbe ci campo, quindi... Anzi, adesso che mi viene in mente, se io fossi stata ancora prima nel 1500 qua insieme a tutte le altre streghe, sarei sicuramente stata processata e sicuro. Inquisita. Sì, mi sono presa un po' di erbette. Ma cos'è che hai preso? Cosa sono? Artemisia, il timo. Quella c'è l'assenzio. La parietaria, l'assenzio e la felce. Sì, buono. Un po' per tutti i disturbi, per il raffreddore, per la tosse, un po' anti-influenzali. Che poi li raccoglieva quella signora, sì, lì, quella ragazza signora, lì? Sì, la signora naturopata e tutto, le fa essiccare e poi le vende. Oh, carino, buono. Almeno non è roba, diciamo, commerciale. No. Sono cose fatte a mano, nel senso sì, prese sì. Così, diciamo. Hanno ancora più energia, in teoria, dice. Siamo tra l'altro, ragazzi, finiti praticamente dietro la chiesetta con il campanile, che però tra l'altro c'è anche un mini campanile qua sopra. Non sono con il drone, però siamo un attimino dall'alto. Come vedete è praticamente strutturato in maniera più o meno, passatemi il termine, rettangolare, perché va da quella parte lì e prosegue tutto verso di qua, il paesino di Triora. Ecco qua. Sono le 2:30, io volevo trovare un posticino per deliziare qualcosa. Vediamo se si riesce a stuzzicare qualcosa, dai, proseguiamo. Proseguiamo, Mac? Andiamo. Dai, andiamo. Ci sono un casino di porte praticamente dipinte a questo punto, con le varie frasi scritte sopra, c'è l'email, c'è anche la data e il nome di chi l'ha fatto. Bello, bello, molto caratteristico, molto... particolare, diciamo, bello. Si mangia, ragazzi, finalmente è arrivato. Tra 3 ore alle streghe. Who is right and who is wrong? Sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not.
sorta di aperitivo, mettiamola così, aperitivo misto pranzo l'abbiamo fatto, ragazzi. Adesso, come vedete, siamo tornati al camper e sono riuscito anche a far volare il drone, nessuna interferenza, niente rottura di scatole, e come avete potuto vedere merita tanto Triora anche dall'alto. Adesso io l'ho fatta che era più o meno appunto il tramonto, vediamo magari domani con un po' più di luce se i colori cambiano o meno. E tra l'altro, non ve l'ho detto, tutto buono quello che avevamo mangiato, l'unico problema, se si può chiamare così, è che ci ha messo una vita a servirci, ma molto probabilmente perché davvero non si aspettavano così tanta gente già da oggi, dal 29, perché ci hanno spiegato che bene o male i giorni quelli clou sono 30, 31 e 1, che ovviamente sono quelli più a ridosso del discorso del ponte. Però vabbè, dai, tutto buono, ci stava, abbiamo mangiato alla fine quelli affettati, prodotti tipici con il discorso dei formaggi, di capra, tutto molto buono. E adesso sono praticamente le 6, programma di stasera sicuramente, vabbè, andare giù per vedere che cosa che faranno. Tra l'altro bomba, ragazzi, perché noi prima eravamo parcheggiati lì, adesso fortuna vuole che il camper in pole position se n'è andato, quindi vum, abbiamo traslato qua, mi sono rimesso in bolla, quindi nessun tipo di problema, però almeno così abbiamo la parte di qua aperta, se Mac vuole uscire, vuole fare chissà che cosa, almeno qui siamo a posto. Per il momento però ci rilassiamo sul camper, vediamo un attimo se ci abbiamo fame dopo mangiamo, se non ci abbiamo fame non mangiamo.